una stagione dove Recco ha acquisito un'identità, diciamo, promozionale che prima faceva fatica ad avere. Mancano solo i fuochi per chiudere la stagione, quindi non possiamo parlare di stagione chiusa, ma parliamo di una stagione di successo. Sì, una stagione di grandi soddisfazioni, con un gran pieno di presenze, anche straniere. Questo ci ha fatto piacere perché erano anni ormai che questo non si verificava. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni per la promozione del nostro territorio, non solo attraverso la promozione del nostro prodotto tipico IGP, che è la focaccia col formaggio, la nostra gastronomia, non solo attraverso lo sport, Recco Città Comune Europeo dello Sport per 2 anni di fila, anche insieme quest'anno al Tiguglio e al Paradiso, ma investendo tantissimo sugli eventi estivi, su manifestazioni di altissimo livello alla portata della nostra città, che richiamano pubblico fra i 3 e i 5.000 spettatori, che è quello che nella nostra dimensione ci possiamo anche permettere per accontentare tutti, far vivere bene tutti, con eventi gratuiti e a disposizione delle famiglie, per vivere la nostra città a tutto tondo. Quindi si tratta di eventi che ha vissuto Recco, che sono musica, che sono letteratura, che sono incontri di vario tipo. Questa diversificazione da che cosa è stata prodotta? Ma dalla voglia di fare, di lavorare, di fare tanto. Abbiamo cominciato nel 2019 e non abbiamo neanche saltato le 2 annate più terribili, quelle del 20 e del 21. Nel 20 facemmo un bellissimo concerto di Ron insieme ad altri eventi, con tutte le regole del distanziamento, e da lì abbiamo preso anche consapevolezza, non solo voglia, ma anche consapevolezza della capacità di poter fare delle cose che qui a Recco non erano mai state fatte, con un'organizzazione veramente importante in termini di ospitalità, di sicurezza, di posti a sedere, sia in questa location dove presentiamo libri, dove stasera c'è Serena Bertolucci che ci parla dell'Ottocento a Recco, e sia giù in passeggiata, dove appunto riusciamo ad allestire un parterre con quasi 2.000 posti a sedere completamente gratuiti, più i posti in piedi intorno all'arena degli spettacoli. Parliamo di una Recco che molti non conoscono i più, perché Recco a noi sembra nuova, cioè la guerra che l'ha un po' rasa al suolo, ne ha fatto una città nuova, forse una dépendance di Genova per alcuni periodi, e quindi invece c'è una Recco antica. C'è una Recco antica, meravigliosa, che spiega la Recco di oggi, è questo che è importante. Leggendo quello che scrivono le persone che arrivavano dal nord Europa, dalla Francia, scopriamo che c'è una memoria, che è quella che anima oggi la città, che ha radici lontane. Recco nell'Ottocento era una città di marinai, di commercianti, ci sono queste scene bellissime che descrivono i viaggiatori, che è difficile avvicinarsi a Recco, tanti sono i carri di persone che portano le ortaglie a Genova. Una città che era bellissima. Era uno dei primi punti del Mediterraneo per chi veniva dal nord, quindi il grande stupore delle descrizioni meravigliose di questa spiaggia. C'è una viaggiatrice svizzera che diceva: ma questo è un luogo che ha una cattedrale, che ha per colonne le palme, per cuscini la lavanda. Quindi veramente delle descrizioni romantiche. E poi credo, fatto che non molte città possono vantare, è un luogo dove Stendhal ha la famosa sindrome di Stendhal, cioè da tanta bellezza viene travolto e pensa a se stesso, alla vita, e fa fatica a riprendersi. E sapete come fa a riprendersi? Sente i fuochi d'artificio, Quelli famosi. quelli famosi, perché era anche lui qui per l'8 di settembre, quindi perso in questa riflessione sulla natura, poi ritorna in sé con questa carnalità dei fuochi. Quindi un Tiguglio che si adagia su un turismo all'epoca, un turismo straniero, i russi che vengono a svernare, tutta una storia che poi risponde anche a un concetto di architettura. Ora questo a Recco non riusciamo a vederlo, ma come si pone in quel periodo? Non col turismo evidentemente, ma non con quel turismo allora. Allora, Recco, rispetto, diciamo, alle città, quelle che poi hanno una fortuna diversa col turismo, sto pensando a Rapallo, Santa Margherita, è invece più simile alla storia Chiavari, nel senso che sono due luoghi che sono stazioni di posta. Essere stazioni di posta a quell'epoca significava essere città molto alacri, che lavoravano molto, attenti al progresso. Quindi Recco è all'epoca un piccolo villaggio, però che ha mano a mano tutte le comodità. Assomiglia a Genova? È completamente diversa da Genova, perché mentre Genova è, anch'essa non è Gran Tour, perché in realtà la Liguria non era dentro quel fenomeno del Grand Tour che tutti conosciamo, no? Ma mentre Genova è fortemente legata alla fama della sua bellezza, Recco è fortemente legata alla fama della sua
praticità della sua capacità di fare. Vi faccio un esempio: c'era un cantiere e questo cantiere produceva imbarcazioni di grandissimo livello e aveva qui tutto intorno tutti gli artigiani che producevano quelli che oggi chiameremo i componenti di alta tecnologia. Insomma, Recco era tipo una Maranello di 200 anni fa, dove c'era grandissima professionalità e poi portava fuori delle grandi opere d'arte e d'artigianato. Come si pone nelle guerre? E già nell'Ottocento, durante le guerre napoleoniche, resta implicata proprio perché è stazione di posta, quindi un punto dal quale poi si doveva partire per andare a Ruta, e all'epoca le distanze non erano poi così semplici, quindi è un luogo di passaggio importante e questo è sempre penalizzato. Perché nella guerra avere il controllo dei luoghi di passaggio o di posta è determinante, quindi è per questo che questa città ha sofferto tantissimo. E Napoleone la ignora? Le guerre napoleoniche passano da qui, quindi Recco viene proprio, come dire, usata come testa di ponte, cioè lì arrivano i suoi generali, eccetera. E poi paradossalmente deve a un gesto molto violento che fece Napoleone, che è quello delle soppressioni napoleoniche. Che cosa fa Napoleone? Cioè, decide che tutti gli ordini religiosi, ad eccezione degli arcivescovadi, devono essere confiscati e restituiti a funzione laica. Recco riesce a tenere ancora qualcosa, perché per esempio aveva una comunità di frati minori molto attiva, però in questa sua trasformazione riesce a migliorare ancora i servizi. Per cui comincia ad avere il monopolio del sale, comincia ad avere una posta più ricca, comincia a sviluppare ancora di più questo suo essere commerciante, che poi è la sua linea che la contraddistingue nel tempo. Cosa c'è oggi di quel carattere dell'Ottocento? Molto, cioè ho compreso come mai la Recco della dopoguerra si è ricostruita, cioè, perché la storia e la memoria sono incredibili da questo punto di vista, no? Davvero si riescono a capire dei fatti moderni studiando il passato, quindi con che forza la Recco è riuscita a ricostruirsi si vede chiaramente nella forza di quegli abitanti che erano lì e che avevano grande forza di far andare avanti questa piccola stazione di posta.